Ecco il mio piano. Che ne sarebbe di voi senza di me? Caro Gennaro, quando diamo inizio alle danze ho bisogno di azione, non posso aspettare. Un passo per volta. Prima di tutto dobbiamo saperne di più sulle superstizioni legate alle promesse. Evaristo è un fervido credente. Sì, ma ti ho già detto che Massimo non crede affatto a queste cose. Sì, può essere, ma quando tutto andava male ha fatto una promessa. Ora bisogna suggestionarlo mettendolo di fronte a fatti inspiegabili, così finirà per credere. Sembra un buon piano. Sì, bisogna spaventare quell'idiota colpendo a casaccio e far succedere una serie di incidenti casuali collegati fra loro. A me piace. E tu cosa ne pensi, mamma? Spaventarlo a morte, sì. Io lo approvo. E dunque, chi sarà la nostra prima vittima? Quel piccolo e odioso biondino oppure Martin lo psicotico o la mocciosa povera e adottata? Chi sarà? No, punta più in alto. Sì. No. No. La madre. La madre è la vittima più semplice. È da sola nel Crico Ragano. E preghiamo che non finisca la guerra. Tu non immagini, non puoi sapere quanto ti amo. Sì, quanto ti amo, non sai quanto ti ho aspettato, non sai quanto a lungo ti ho sognato, sì. Che cosa c'è? Cosa? No, 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 no. Tu mi hai fatto provare cose che non avevo mai provato, sai? L'amore, la gelosia, la paura di perderti, dai, davvero. Non smettila, voglio, non voglio, non Massimo. Voglio perderti, non posso perderti. Io mi sono innamorato e mi sono reso conto che ti amavo sin dal primo giorno, quando ci siamo visti lì, alla schiuma. Dici davvero? Sì, lì mi sono accorto di essere giunto in un posto da cui non sarei tornato indietro. Stai parlando sul serio? Sì. Perché mi sembra che tra di noi siano successe molte cose. Abbiamo litigato come gatti selvaggi, cose importanti. Sai com'è, non per fartelo notare, però sì, ne hanno, sì, diciamo... Sì, è vero, sono successe, non lo nego, però l'unica... A cui ho detto ti amo, ho bisogno di te, non posso vivere senza di te. Sei tu, Flora. No, sì, restiamo abbracciati così per sempre, senza sì, mai staccarci, mai, mai, vita. mai, per sempre, sì. Ti amo, lo sai, Massimo, ti amo tanto. Guarda, questo è per te. Questo è per me? Sì. Una noce? Sì, una noce. Massimo, una noce. Mi manca il fiato per l'emozione. Anche mia madre mi regalò una noce e questi due oggetti sono i regali più belli che mi abbiano fatto in vita mia. Grazie tante, Massimo. Ti amo. Grazie. Attenzione! Devo dire che in questo coso che è suonato a te ho sentito voce di madre di Signor Conte. Ho veramente sentito voce di madre. Facci capire. Scusatemi, è che io ho diventato nervosa perché qui dentro a questo coso sta sua mamma. Mia madre! Mamma! E Anna! Mamma, ciao! Ciao! Oh, che bello sentirti, mammina! Come stai? Non riesco a sentirti bene, la linea è disturbata. Stai bene? Sei uscita dal paese? Bene, molto bene. E dove vai? Pronto? Pronto? La linea è non caduta. Non importa, Massimo, l'importante sì, però, è che stia però bene. Ho detto che sta bene. Vieni qui, Greta. Fermo, che fai? Non devi agitarti. Ma sei diventato matto. Come puoi chiedermi di mettermi con Olivia? La storia... Tra me e Olivia è impossibile. Impossibile, però con te non lo è. Falla innamorare di te. Conquista il suo cuore. Avrà la possibilità di essere felice. Franco, capisci? Ti rendi conto di quello che dici? Olivia non è un oggetto con cui giocare, Franco. Prova dei sentimenti. Non si può decidere chi amare e chi no. Questo lo so. Franco, non complicarti la vita. Ma io che sono diventato, ho la spalla su cui piangere. Tempo fa anche sua madre mi ha chiesto di farla innamorare. Cosa? Che stai dicendo? Ascolta, che me lo chieda sua madre posso capirlo, ma che me lo chieda tu, Franco, è pazzesco. Come la madre ti ha chiesto? Ah, sei risuscitato. Sì, ma sta attento, Nicholas. Sì, con la botta che ha preso è risuscitato di certo. Beh, anch'io l'ho presa quando ho saputo che ero adottato, però sono qui. Bene, vedi di darti una bella mossa adesso però, perché è ora, eh? È ora. Scusa, che stai dicendo? Che te ne puoi andare, che ti fanno uscire! Questo è il vero fermati, maggiolino! Fermati, Thomas, può essere un miraggio. Bisogna avanzare con cautela e senza aspettarsi troppo. Andiamo. Lui. Dai, aspetta! Oh, che meraviglia! Ciao, come state?
Bernard, ma che ci fai qui? Beh, sono entrato in una concessionaria e quando ho visto quest'auto me ne sono innamorato. Ma questo è il vero maggiolino o è... No, è uno uguale a quello della pubblicità, Thomas. Che peccato, pensavo fosse proprio l'auto della pubblicità, però posso è proprio salirci? Uguale. Forza, forza, salite anch'io, pure, ragazzi. Anch'io. Piano però, eh? Certo, fatti più in là. Ciao. Ciao. Devo chiederti un piccolo aiuto, sai? A me? E per che cosa? Ho bisogno di una promotrice. E so che tu sei la migliore su piazza e vorrei che lavorassi per me. Io non capisco che succede, scusa. Non parliamo più e tutto a un tratto riappari così. Aspetta, Olivia, non c'è niente di strano. Ti chiedo solo un favore, come un amico. E poi è sempre un lavoro, no? Bene, fammici pensare. Adesso non posso risponderti. Ne riparliamo, d'accordo? Tra l'altro, si sta facendo tardi per portare i ragazzi a scuola. Andiamo, ragazzi, visto andiamo. Che ho la macchina, vi porto io. No, andiamo a piedi, grazie. Che cosa? Ma se possiamo andare con il maggiolino? Ma fai è un'occasione piacere, unica. Dai, sai dai. Che significa arrivare a scuola con un auto così? È il top! Saliamo, ragazzi. A quanto pare non ho scelta. Andiamo. Forza, ragazzi. Dobbiamo chiamare Massimo per comunicargli la tragica notizia. Senti, Lorenzo, o questo tuo piano riesce o sei fuori dall'affare, è chiaro? Ehi, che allegria, che sorrisi, che felicità! Diteci cosa succede, così ci rallegriamo anche noi. Ho appena parlato con mia madre e mi ha detto che sta bene e che sta partendo dal Cricoragan in aereo. Non sa che peso mi toglie dal cuore, signore. Siamo talmente abituati a delle brutte... Taci, porca. Ecco, Evaristo, taci, che è meglio. Non c'è stata alcuna tragedia, va tutto no. bene. Bene, bene, non tentiamo il destino. Non lo sottovaluti, signore. Delfina, stai bene? Sì, sì. È solo che sono così commossa per tua madre. Non fare caso a me. Sembra che la notizia vi abbia scioccato, no? Conte, ora che siamo più tranquilli, ci occupiamo dei documenti di cui dicevamo? Che dice? Ne parliamo dopo, Lorenzo, più tardi. Bravo! A quanto pare ci siamo già aggiudicati il primo fallimento. Siamo solo all'inizio. San Sarkis Scanzo, vecchio saggio del Turano, non ci abbandonate. Il tradimento del mio signore è stato un errore di gioventù. È una testa matta, sì, però è una bravissima persona. Non ci abbandonate. E vi supplico di tenere sotto la vostra ala protettrice la madre del padrone. Non mi è mai piaciuta molto la vecchia, ma se le succedesse qualche cosa, il mio signore ne morirebbe. Ciao, Evaristo. C'è qualcosa di particolare perché, non so, ultimamente non riesco a mangiare niente. Signorina Delfina, lei non può pensare di vivere soltanto d'aria. Deve assumere un po' di proteine. Lo so, questo è vero. È che dopo l'operazione mi sento così debole. Mi dispiace così tanto che lei stia sprecando la vita con una persona che... non mantiene la parola data. Per favore, no. In nome della tradizione del mio paese, signorina Delfina, le chiedo mille volte scusa. No, Evaristo, per favore. Il conte non ha alcun obbligo verso di me. Sì, sì, però se le ha fatto una promessa e non la mantiene... Ah, ma via, per favore, non essere superstizioso. No, non è una superstizione. Nel mio paese, chi non mantiene una promessa deve pagare con la vita, costi quello che costi. Racconta la leggenda che un giorno Pedro il campagnolo promise a sua moglie un calessino con l'interno tappezzato di pelle, ma poi non glielo comprò. Così la ringhiera alla quale stava appoggiato si ruppe di colpo e Pedro volò giù nel vuoto. E così morì tragicamente. Così sono le tradizioni. I saggi di Cricoragan dicono che quando qualcuno non mantiene una promessa, allora si risveglia il grande drago rosso della disgrazia. Drago rosso. Ringhiera che si rompe. Tradizione. Che informazione interessante. Tremenda. Orribile, terribile. Ma ecco, non potresti raccontarmi un po' di più riguardo a questo? Cioè, cos'altro è capitato a chi non ha mantenuto una promessa? Maria Murad, vivi raccò. Chi o che?
Ciao, amore mio, come stai? Ti ho sentito parlare in ostrogoto. Vuoi partire e andartene in guerra, non è vero? Oh, che cosa dici? No, stavi non parto, andando in non guerra vado in guerra. Come potrei andare in guerra? Ma dai, di questo parliamo dopo. Adesso parti dimmi... per la guerra senza dirmi niente. Perché sei venuta? Dimmi, ti mancavo? Perché tu mi manchi tanto.